quindi se prima, diciamo, di giugno vado a controllare le mie foglie, diciamo da giugno in poi mi concentro un attimino più sui grappoli, giusto? Allora, il ciclo dei trattamenti prevederà un chilo base ettaro, quindi ogni 10.000 metri quadrati, un chilo e mezzo di poltiglia bordolese e 4 kg di zolfo bagnabile. La vite la sta bene perché vedi le foglie tutte sane, la peronospora è facilmente distinguibile perché si formano delle bolle tonde gialle sulla foglia. Ok, quindi dobbiamo vedere la pagina superiore. La pagina inferiore, sotto invece si forma il micelio del fungo e quindi vedi una lanugine biancastra. Quindi tipo muffa? Sì, tipo una muffetta. Una muffetta. In corrispondenza di questa, si chiama in gergo macchia d'olio. Quindi okay. Proprio tonda, gialla, tonda, è visibilissima. Sono e, bravo. esatto. Ascolta, e invece se io vado a vedere, tipo in questo caso che vedo un po' bruciate o comunque segnate le foglie, che cos'è? Cioè è normale, dici? Sì, è normale, poi considera che quest'anno acqua, vento, un po' di problemini magari li possono aver avuti, qualche acaro, qualcosa, ma niente di importante. Considerando poi l'età delle piante è assolutamente sana. Fare l'orto è semplice, mantenerlo diventa difficile. Trattamenti giusti, come andare a curare gli ortaggi, come andare a togliere gli infestanti, come eliminare le lumache, insomma un sacco di domande. Vedremo come gestisco io l'orto in modo professionale il 23 giugno. Faremo una mattinata insieme dove ti farò vedere tutti i miei segreti. Poi naturalmente si conclude con un aperitivo con i miei vini. Ci sono pochi posti, mi raccomando iscriviti subito, link in descrizione. Quando comincia a piegarsi così, quindi a forma di S, può essere peronospora e poi lo si vede subito perché inizia a seccare dalla parte apicale, poi il grappolo viene bruciato completamente. Quindi se prima, diciamo, di giugno vado a controllare le mie foglie, diciamo da giugno in poi mi concentro un attimino più sui grappoli, giusto? Allora, diciamo che sempre a spanne il ciclo dei trattamenti prevederà un chilo base ettaro, quindi ogni 10.000 metri quadrati, un chilo e mezzo di poltiglia bordolese e 4 kg di zolfo bagnabile. Okay. Ogni tanto nelle zone più sensibili all'oidio un colpo di zolfo in polvere con la solferina è la cosa migliore. Che non so che cos'è? Perché è lo zolfo in polvere non è liquido. Ah, la pompetta tipo? Sì, okay. Non è liquido, quindi non lo fai con l'atomizzatore, ma lo distribuisci proprio in polvere. Con una pompetta? Con una pompetta apposta. E quello in polvere è talmente micronizzato che va a insidiarsi in ogni zona del grappolo. Però normalmente si fa nelle zone più sensibili. Ok. Diciamo. Beh, noi siamo un attimino alti, quindi un pochino ce la gestiamo. Allora, ce la giochiamo, dici no? Rispetto ad una forma di allevamento a guio, quindi a spalliera, okay, con il filo di banchina 80 cm, qua sei alto, quindi l'umidità del terreno non arriva, hai delle condizioni sicuramente migliori. I grappoli sono tutti esposti perché quando entri a fare il trattamento il ventaglio di spruzzo dell'atomizzatore va a coprire bene tutti i grappoli. Chiaro. Quindi sei comunque in una posizione, in un sistema più avvantaggiato. Per quanto riguarda gli insetti, sentivo amici in Emilia Romagna che loro invece trattano anche il vigneto. Noi per ora, no, cioè noi qua siamo a posto. Tignole e tignoletta sono degli insetti molto stanziali, quindi, ovvero si trovano in determinati areali, in determinate zone. Dove si trovano ormai non si fanno più trattamenti, ma esistono le tecniche di confusione sessuale. Quindi si montano dei diffusori sulle piante. E quelle servono e sono più che sufficienti a gestire. Tutto il discorso. Qua dici che non abbiamo bisogno. Non c'è nessun problema, assolutamente. Perfetto. Ascolta, altra domanda. Se guardo qua la pianta, praticamente è una pianta che è cresciuta tanto, ho tanta produzione. La tocco? Lascio tutto così? Allora, devo andare a legare ancora qualcosa? Perché vedo che è molto compatta, non so come dirla. I tralci tenderanno ancora più ad allungarsi. In questo caso, questi sono vigneti vecchi ad alta incidenza di manodopera. Quando si allungheranno, occorrerà poi cimarli e quindi bloccarli. Ah, faccio una cimatura? Ovvero, questo poi tende ad allungarsi. Ok. Sarebbe meglio passare, tagliarli e così loro si... Ma per fare la cimatura qua, se prendo questa qua che è la fila in mezzo, cioè taglio tutto quello che c'è in mezzo? Si può tagliare tutto quello che c'è in mezzo. Questi fra poco col peso si abbassano e... Ma dici di legarli con la legatrice oppure posso fare anche senza? Non serve perché dopo, ti ripeto, man mano che si allungano si abbassano. Poi si stanno già formando, come vedi, qua
sì, i tralci dalle gemme ascellari. Quindi questi saranno tutti i tralci che poi si svilupperanno. Quindi tu immagina da ogni gemma dei tralci nuovi, qui diventa un bosco. Che però non saranno tralci di produzione, no, sono solo vegetativi, quindi è per quello che andiamo a potarlo, giusto? Esatto, i tralci di produzione 2025 saranno o sono sugli speroni. Sugli speroni. Che abbiamo lasciato. Questo qua... Questo qui ad esempio, okay, e anche questa zona qui. Esatto. E anche dall'altra parte. Tutta questa roba qua potevo toglierla io? Tutta questa roba qui la possiamo anche togliere. Ora un po' grossa, dici? Sì, si fa termine scacchiatura, comunque questi tralci... Anche noi l'abbiamo fatta, è che siamo stati un po' timidi perché sì, sai, non si sa mai... Va bene. Sempre un po'... Magari, visto che sono due viti, in questo caso, attaccate, compatte, vuotare leggermente la parte centrale. Perché arrivi sempre il trattamento, sì, giusto? Sì, perché questo è il nostro sperone principale. Questo sarà il nostro tralcio futuro ed è già formato e siamo già ad un buon livello, vedi che è bello regge, attaccato, regge, quindi per romperlo deve arrivare comunque un cataclisma. Speriamo di no. Esatto, questo è già più debolino, lo possiamo anche ancora togliere. E andiamo a togliere magari ancora qualcosa in mezzo, anche se magari c'è su dell'uva, ma non è un grande problema che qua di uva ce n'è. Tiriamo via, non urlarlo ti prego, qualche traccio così via qualche a fine stagione così. Me lo ridici, esatto, tiriamo via anche ti prego. E vedi che alla fine comunque gli abbiamo dato un po' di un po' più di respiro. Sì, un po' più di respiro, diciamo. Invece una situazione come questa, questa che... invece è già una situazione dove che è bellissima, bellissima, cioè anche qua vedere, il dio Baco è venuto qua con noi, però problematiche di due tipi. Una, sicuramente grappoli che faranno molta fatica a maturare. Due, stress alla pianta, e considerando che sono comunque piante vecchie che dobbiamo cercare di mantenere e preservare, a mio avviso qua sarebbe già meglio, prima di aspettare lo sviluppo del grappolo, diradare e in questa situazione così tranquillamente togliere il 50% di grappoli. Ok, cosa tolgo? Sempre dammi grappoli, qualche consiglio. I grappoli distali, quindi ramo per ramo, qui ce ne sono due, ne tiro via uno. Qui ce ne sono due, ne tiro via uno e continuo. E continui. E continuo così, praticamente. Qui ce ne sono due, ne tiro via uno. Anche qui sono... Ciao, quelli sono tre o quattro. Senza paura, so che è quasi un delitto, se vogliamo, però da questo punto di vista è fondamentale per lo sviluppo. Dipende che cosa vogliamo andare a fare, se vogliamo andare a fare un vino, cioè vogliamo fare produzione oppure... Sì, considera che con questa carica di grappoli... non fai un vino, non arrivi quasi sicuramente alla maturazione corretta, ti troverai in vendemmia dei grappoli che sono anche semi colorati, okay, non sono invaiati bene correttamente. Allora io ne ho tolti una decina, guarda quanti ne abbiamo ancora. No qua è esploso per terra, cosa c'è. E se prendiamo anche questo tralcio. Perché ho provato a farlo sviluppare a Silvo, giusto? Sì. Esatto. Per vedere se l'anno prossimo ci ridanno il vigneto. Questo addirittura ne ha tre, via, senza problemi. Ma già che ci sono, faccio già anche la potatura verde, aspetto ancora. La potatura verde è meglio magari un attimo... Aspettare prima che cresca. Okay. Aspettare. E le cimature saranno fondamentali. Adesso è fondamentale che la vite e i rami crescano in maniera tale che queste foglie facciano la fotosintesi. In questo caso le facciamo vedere perché devo entrare in questi giorni a mettere a posto. Meglio far vedere cruda verità che far vedere robe che non vanno. Assolutamente. Ora, qua che cosa facciamo? Tiro su praticamente. Questo qua è sceso, lo prendiamo con un po' di delicatezza perché sono comunque ancora dei rami tenui. E lo portiamo su. Lo prendiamo e lo portiamo su. Quindi niente legatrice in questo istante. Oddio, due colpi. Allora, non li facciamo male. Qui perché è un po' pesante, un colpetto ci può anche stare. Però okay, con i vitici questi vedrai che nel giro di pochi giorni si legano di ferro e sei a posto. Anche in questo caso
facciamo una leggera defogliatura. Sì, guarda qua, per esempio, la ne vedo già. Eccola qua. E facciamo una selezione degli acini. E bisogna fare una selezione degli acini. Vite per vite, perché veramente sono tanti. Chiaro. Qui siamo ad una produzione abbondantemente sopra i 100-120 quintali all'ettaro. Se tutta quest'uva arrivasse sana in vendemmia. È tantissima. Quindi è tantissima. Se vogliamo fare qualità come mi dici, dovremmo attestarci sui 70-80 quintali all'ettaro. E quindi almeno un 30% di grappoli va tolto. Poi va visto vita per vita. Chiaro. Questo possiamo... Io l'ho fatto tenere per nuova vite. Infatti ti ho portato qui apposta. Perché qua non l'ho spollonato apposta. Devo portare il filo e legarlo. Esatto. Perché qualche duna l'abbiamo tenuta perché... Questo lo puoi tenere apposta. Anche perché le avevano tutte segnate queste, quindi probabilmente dicevano c'era qualcosa, però vabbè, finché vanno loro... Io non le tolgo. Però vedi anche qua. Ah no, sì, abbiamo qualche foglia un attimino più colorata in modo diverso. Sì, queste sono un po' di carenze. Poi sì. Qui la vite è un po' sfigatina. Sono okay. Malate, cioè malate, sono vecchie. Chiaro, quindi fanno più fatica. Quindi sicuramente fanno più fatica, hanno apparati radicali più vecchi, e infatti vedi che si vedono le carenze. Allora, questo qua è un insetto, giusto? Che è andato, però sono queste situazioni che rossastre, carenza magari di potassio o altri microelementi. Però cioè, mi accorgo che non è in carenza al vigneto perché guardo tutte e mi accorgo che ce ne sono due o tre così. Poi ovviamente qua vedi che parliamo di una vite, non dico che è quasi morta, però è veramente vecchia e conciata un pochino male. Chiaro. E quindi è normale che abbia uno sviluppo un po' più stentato, e infatti la vedi che è stentata come questa. Chiaro. Sono viti comunque veramente che hanno fatto la storia. Tanta parte del tronco non ha più circolazione di linfa, soltanto una piccola parte ha circolazione di linfa. A me piacciono perché comunque è una bella memoria storica e non dobbiamo considerarle ai fini produttivi. Chiaro. Oh, giudizio, passato il test. Test passato, potatura giusta, fatta bene, produzione è tanta e quindi va sempre bene. Contento. Nel senso che meglio avere la produzione e poi toglierla che il contrario, che non averla e non sapere cosa fare. 2 mesi di gestione accorta, siamo al 60% del lavoro e la parte difficile è stata fatta. Allora, abbiamo incominciato a trattare a inizio aprile, quindi abbiamo anticipato tantissimo rispetto all'anno scorso. Allora, anticipato perché ne vedo i risultati, però marzo, aprile sono stati comunque caldi, quindi l'uva stessa, la vite stessa ha anticipato e si è cominciati 15 giorni prima del normale. Ok. Adesso ovviamente andiamo avanti, era inevitabile ed era doveroso e necessario farlo con tutte le piogge che sono arrivate. Stagione complessa, però cavolo, va bene, dai, cavolo, a lavorare stagione complessa, però si lavora gestendo in anticipo le piogge, quindi andando a fare la copertura corretta. Le piogge poi dilavano, ritratti, è ovvio che i trattamenti sono tanti, però sono stati gestiti se ci esce un luglio o un agosto un po' caldino, qua facciamo una buona annata. Sì, assolutamente, perché ha preso l'acqua. Allora, quando doveva prenderla è chiaro che adesso la qualità molto la farà il tempo. Quindi adesso veramente servono i 35 gradi di temperatura, sole, e perché adesso occorre quello. Chiaro. Però dai, almeno siamo qua, siamo. Fino qua almeno ci siamo, e sono anche contento perché alla fine è bello anche vedere il risultato dopo comunque fatica. E ti dico che sono tutte viti super sane, nel senso che c'è un bel equilibrio tra inerbimento, vite, parte aerea, foglie comunque con un bel colore vivo, e quindi siamo assolutamente giusti. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao.